La CGIL rompe con Renzi? No, è Renzi che rompe con il popolo della CGIL e con la CGIL. Perché quando si fanno scelte che hanno il sapore di favorire una parte della società, le imprese e gli imprenditori, contro gli interessi invece di chi lavora e che tutte le mattine produce per il paese, beh, questo è un problema vero e serio. Ma Renzi alla Leopolda ascolterà questa piazza? Ma guarda, sono convinto che il tema non è se lui ascolta o guarda questa piazza. Il problema vero è che questa piazza già si sta facendo ascoltare dal paese nel suo insieme. E siccome Renzi non fa altro che parlare a nome per conto degli italiani, non fa altro che dire gli italiani, beh, deve sapere che qui c'è una parte consistente del paese, degli italiani che lavorano e che invece guardano alla CGIL e stanno dicendo a lui: torna indietro rispetto ai provvedimenti che rischiano di mettere in difficoltà il mondo del lavoro e fai gli investimenti necessari per la crescita. Questa piazza sta dicendo sostanzialmente questo e non è disposta a farsi prendere a schiaffi da lui. Dopo questa piazza è l'unica risposta possibile, se non ci sono marce indietro del governo, lo sciopero, sciopero generale. Ma per quanto ci riguarda lo sciopero generale è un'arma molto delicata. Noi l'abbiamo utilizzata sempre con molta attenzione. Non abbiamo mai utilizzato lo sciopero generale come se fosse acqua fresca. Per cui per noi lo sciopero generale deve essere un evento che va costruito, va fatto crescere nella consapevolezza della gente, dei cittadini e dei lavoratori. Ma se non siamo ascoltati, noi non rinunceremo alle nostre rivendicazioni e quindi costruiremo tutte le premesse per arrivare allo sciopero generale se è il caso. Ovviamente per quanto ci riguarda quella data deve essere una data che segna la definitiva chiusura del rapporto con questo segretario di un partito che purtroppo ha perso oramai qualsiasi legame con il mondo del lavoro. Non sappiamo più a chi risponde, a quali interessi risponde. Noi sappiamo solo una cosa, che la CGIL e i lavoratori e i pensionati da questo punto di vista sono un asse sicuramente forte e robusto.